Nella terza puntata del Grande Fratello 2018 minuti, trasmessa lunedì 30 aprile, Barbara D'Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell'ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Sassi hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Ecco il succo della terza puntata in 5 punti. Vai e Dame squalificato, la furia di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso, furiosa per quanto accaduto in settimana, ha condannato la violenza verbale con la quale alcuni membri del gruppo hanno attaccato Aida Nizzar. La conduttrice, poi, ha annunciato tutti i provvedimenti disciplinari, Vai e Dame è stato squalificato. Aida Nizzar e Luigi Mario Favoloso sono finiti subito in nomination. La spagnola è stata punita per aver insultato Bai e Dame, mentre Favoloso per le parole pesanti rivolte ad Aida. La lite tra Matteo Gentili e Alberto Mezzetti. Barbara D'Urso ha apprezzato il comportamento tenuto da Alberto Mezzetti durante la settimana. Alberto ha detto che non aggredirebbe mai Aida Nizzar, ma non per le telecamere, ma perché sua madre non lo lascerebbe più entrare in casa. Allora, Matteo Gentili ha preso la parola per rettificare l'immagine che sta passando di Alberto, questo ragazzo spende più in preservativi che in benzina, ha detto cose molto brutte su Veronica e sulle donne. Questo è Alberto. Un uomo che difende le donne non fa certi discorsi e non dovete far passare solo questo messaggio. Barbara D'Urso è intervenuta e ha difeso Mezzetti, non comprendo cosa c'entra se lui vuole spendere in preservativi. Se lui può permettersi di andare con 100 donne e vuole andare con 100 donne, il problema è delle donne che accettano di andare con lui. C'è differenza tra quello che è successo nella casa e uno che in maniera cretina vuole far intendere di potersi permettere di avere tante donne. Barbara D'Urso ha fatto vedere a Patrizia Bonetti una foto che la ritrae con suo padre. In settimana, la giovane ha detto di avere un rapporto conflittuale con l'uomo. Lo ha addirittura accusato di odiarla e di non essere andato a trovarla nemmeno quando era ricoverata in ospedale. In lacrime ha spiegato, mi mancano le sue parole, un abbraccio, la forza che non mi ha mai dato. La conduttrice l'ha sorpresa con un messaggio registrato dal padre, carissima figlia mia, noi abbiamo avuto tanti diverbi e discussioni, ma tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per il tuo bene. Mi rammarica che tu possa pensare che io non ti voglia bene. I genitori possono sbagliare ma lo fanno a fin di bene. Approfitto per ricordarti di mantenere la tua promessa di portare a termine l'università. In bocca al lupo, un bacione, papà. Patrizia è apparsa al settimo cielo per questa manifestazione di affetto. Luigi Mario Favoloso apprende che Nina Moric l'ha lasciato. Barbara D'Urso ha fatto sapere a Luigi Mario Favoloso che Nina Moric l'ha lasciato, dopo aver visto la sua complicità con Patrizia Bonetti. Il GF non l'ha presa con filosofia, me lo aspettavo onestamente. È brutto da dire però mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto. Al di là dell'attrazione fisica, Patrizia mi ha dato delle attenzioni che da un po' mi mancavano, mi ha detto delle cose che da un po' non mi sentivo dire. Mi dispiace tantissimo perché non doveva andare così, ma non ne sono pentito. Mi ha lasciato, va bene così. Bobby solo avrebbe accettato di incontrare la figlia. Barbara D'Urso ha mostrato a Veronica Sassi le ultime dichiarazioni rilasciate da Bobby solo. L'artista si è detto pronto a ricorrere alle vie legali per proteggersi dallo sfruttamento della sua immagine. Inoltre, ha ribadito che in 15 anni, la figlia lo avrebbe cercato solo tramite gli avvocati e i carabinieri. La GFina ha replicato, io l'ho cercato, non volevo dire questa cosa. Perché è il mio papà e sai quanto ci tengo. Lui non mi ha mai cercato, mi mandava solo delle diffide, quelle erano le mie cartoline di Natale.
Avevo 16-17 anni. Questo mi è arrivato da lui. Le sue sono tutte bugie. Questo è il mio grande fratello, lo rispetto come artista e ancora credo che ci possa essere un riavvicinamento. Barbara D'Urso, allora, le ha dato una bellissima notizia. Bobby solo avrebbe accettato di incontrare la figlia lontano dalle telecamere. La Satti è scoppiata a piangere.